Stiamo migliorando, va bene, andiamo avanti col programma. Andiamo avanti, sì. Adesso presentiamo due canzoni ancora, una dopo fra l'altra. Fra l'altro volevo dire che adesso, fra un po', in Russia c'è una grandissima festa. È un giorno molto importante per noi che si festeggia 9 di maggio. È il giorno della vittoria sul fascismo. È una festa grandissima. Importante. Bisogna dire che qua in sala c'è una persona molto importante per il nostro festival, che proprio in questi giorni organizza a Mosca un festival dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, e il prossimo concerto di Ensemble Aleksandrov ci sarà proprio a Mosca 6 di maggio presso il Conservatorio di Tchaikovsky. Vorrei salutare il presidente di questo festival, Dniu Pobedy Posvishchayetsya, si chiama in russo, per noi decano di Conservatorio di Tchaikovsky, Aleksandr Solovyov. Lo volevo salutare. Grazie. Venuto qua da Mosca. Bene. E quindi prima canzone proprio tradizionale che si canta il giorno della vittoria sul fascismo, 9 di maggio, che si chiama Giorno della Vittoria. E la seconda invece, molto conosciuta in Italia, anche in Italia, italiano, sì, ma noi la sentiremo in russo. La si sentiremo chiama? In russo in Italia e... L'abbiamo chiamata Quelli erano giorni. Io mi ricordo che la cantava Gigliola Cinquetti, che è della mia città. Esatto. Io sono di Verona. E mi è capitato poi, ero molto piccolo in realtà, ero all'estero, alla radio, a Londra, ho sentito questa musica e dico, ma pensa te, un brano della mia cantante veronese. E invece era un brano russo, Invece in russo si chiama Дорогой длинною. Invito su questo palco solista Максим Маклаков. Prego. Grazie. Grazie. Quindi, giorno della vittoria, День Победы, e quelli erano giorni, дорогой длинною. Спасибо. Максим Маклаков, ансамбль Александров, диригент Геннадий Сочинюк. День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! День Победы!
Чинюк.